In occasione di questo doppio anniversario, la nostra volontà, la mia volontà come direttore artistico di questa rassegna, era quella di costruire un calendario di appuntamenti attorno alla cerimonia di conferimento della 18ª edizione del premio Giuseppe Tomasi di Lampedusa, per, come dire, restituire a romanzo quel primato e quell'ascito di essere un grande caposalto della modernità e restituire a romanzo anche altre vite attraverso un programma di incontri e appuntamenti che potessero declinare i temi più importanti, diciamo, inclusi nel romanzo Il Gattopardo. Abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo puntato tantissimo sulla promozione di questo evento, è entrato nel calendario dei grandi eventi della regione siciliana, è entrato nella rete dei festival letterari, quindi stiamo puntando su questo premio che rappresenta il fiore all'occhiello dell'intero territorio. Tra l'altro con la vincita di Agrigento Capitale della Cultura 2025 puntiamo molto sul fare rete. Il risultato di Agrigento Capitale della Cultura è un risultato che è dettato appunto dal frutto di tutta l'offerta che c'è nella provincia di Agrigento, e quindi anche il premio Tomasi di Lampedusa ha contribuito a questo risultato, quindi è fondamentale fare rete e stiamo puntando proprio su questo. Allora, La Bella Confusione racconta la contemporaneità di riprese di 8 e mezzo e Il Gattopardo, e quindi racconta di due registi che tra l'altro si detestavano e da molti anni, e quindi ho raccontato tantissimo del Gattopardo, sia libro, la storia di come è diventato un libro, di come non stava per diventare un libro, e il film, e quindi la storia di come questo film è diventato così grande e così importante. Siamo in una comunità che punta sulla cultura come elemento fondamentale di progresso, leva per lo sviluppo economico e civile, quindi è un impegno molto importante, ma d'altra parte se la cultura non ci aiuta a essere migliori non si comprende a che cosa serva, cioè diventa un elemento sovrastrutturale. Noi siamo una comunità che intendiamo continuare a coltivare questo rapporto fecondo e vitale con la grande letteratura.